Mio cuore, siamo tornati con un'altra umile lettura del Vangelo in casa. Per questo usiamo il Vangelo secondo lo Spiritismo, un libro scritto da Allan Kardec e dagli Spiriti. Preghiamo, questa preghiera si chiama Benedice, Signore, questa casa semplice. Signore, dove risplende sovrana la luce del Vangelo e dove trova rifugio l'immensa carovana di cuori tristi che la smantella. In questo approdo di pace dove la fede ci unisce intorno all'ideale che si rivela al mondo, la carità è sempre sentinella attenta, che tende le braccia alla miseria umana. In questo angolo amico per strada nessuno cerca invano conforto e affetto, stanco di bussare, piangere porta a porta, perché la tua voce nella voce di chi insegna il messaggio d'amore della dottrina celeste per rinnovare la vita nel bene ci esorta. Amen. Questa preghiera è stata scritta dallo spirito di Aouta de Souza e psicografata dal medium Carlos Abacelli. Oggi riflettiamo sulla seguente domanda: urlare il nome di Dio ci aiuta? Vediamo. Bene, non chiunque mi dice: Signore, Signore, entrerà nel regno dei cieli. Non chiunque mi dice, Signore, Signore, entrerà nel regno del cieli, ma colui che fa la volontà del Padre mio, che è nei cieli. Molti mi diranno in quel giorno, Signore, Signore, non abbiamo noi profetato in tuo nome, non abbiamo cacciato i demoni in nome tuo, e non abbiamo nel tuo nome fatto molti prodigi. Ma allora dirò ad essi apertamente, io non vi ho mai nasconosciuti. Allontanatevi da me, vai che avete commesso l'iniquità. Questo ha detto San Matteo, capitolo 7, versetti da 21 a 23. Pertanto, chiunque ascolta queste mie parole e le mette in pratica sarà paragonato ad un uomo prudente che ha fondato la sua casa sulla roccia. Cade la pioggia, vennero le inondazioni, s'affiarono i venti e imperversarono contro quella casa, ma essa non rovinò perché era fondata sulla roccia. Ma chi ascolta queste mie parole e non le mette in pratica sarà simile ad un uomo assolto che edificò la sua casa sopra la sabbia. Cade la pioggia, vennero le inondazioni, s'affiarono i venti, imperversarono contro quella casa ed essa crollò e fu grande la sua rovina. Questo ha detto San Matteo, capitolo 7, versetti da 24 a 27. San Luca, capitolo 6, versetti da 46 a 49. Chi dunque dichiarerà abrogato uno tra i più piccoli di questi comandamenti e insegnerà agli uomini a fare così, sarà chiamato il più piccolo nel regno dei cieli. Ma colui che li osserverà e avrà insegnato ad osservarli, sarà chiamato grande nel regno dei cieli. Questo ha detto San Matteo, capitolo 6, 5, versetto 19. Ebbene, abbiamo finito la nostra lettura per oggi. Spero che ti sia piaciuto tanto quanto a me. Dio vi benedica a tutti. Bacio, bacione, ciao!